money, stranger. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio primissimo video. In questo video vi farò il mio bookshelf tour. Ho 3 librerie e ve le farò vedere una per una. Partendo dall'inizio abbiamo Guida per aspiranti streghe di Irene Colà, La bambina che amava Tom Gordon di Stephen King, Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop, After, il secondo, il terzo e Before di Anna Todd, La canzone di Achille di Madeleine Miller, Norwegian Wood di Murakami, Il circo della notte di Erin Morgenstern, di A.G. Howard, Il mio splendido miglior amico, Tra le braccia di Morfeo, Il segreto della regina rossa, 3 libri del diario di una schiappa, Portatemi a casa, Guai in arrivo e Vita da cani, di Luis Sepulveda, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, Coraline di Neil Gaiman, Questo non è un libro di Pseudonymous Bosch, Tsugumi di Banana Yoshimoto. Passando nello scaffale sotto troviamo Il tempo dei maghi di Cressida Cowell, Neil Gaiman, Miti del Nord, il primo e il quinto di After, sempre di Anna Todd, Profumo di zucchero di Catherine Littlewood, E la viaggiatrice di O di Elena Cabiati, Time Deal di Leonardo Patrignani, se vi piacciono i viaggi nel tempo ve lo consiglio molto, Slenderman, Le belve di Manlio Castagna e Guido Sgardoli, L'assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, Un libro in tedesco di Exit, altri 3 libri del diario di una schiappa, La dura verità, La legge dei più grandi e Si salvi chi può, poi di Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza, Profumo di cioccolato di Catherine Littlewood, Stardust di Neil Gaiman e Tutta colpa del K-pop di Soul Mafia. E questo era il secondo. Passando ancora sotto troviamo Enciclopedia dei mostri giapponesi e degli spiriti giapponesi di Shigeru Mizuki, L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, Profumo di meringa di Catherine Littlewood, Call Me By Your Name di André Aciman, Lottery Boy di Michael Byrne, La profezia di mezzanotte di Irina Brignull, Aristotele and Dante Discover the Secrets of the Universe di Benjamin Alire Sainz, Smile di Reina Telmeier, Chiamami col tuo nome di Andrea Simone nella versione italiana e il secondo libro Cercami. Poi Sophie sui tetti di Parigi di Catherine Randall, Ti ho trovato fra le stelle di Francesca Zappia e poi troviamo la mia tazza con i segnalibri che togliamo e dietro ci sono 3 libri della terra delle storie, ovvero L'incantesimo del desiderio, Il ritorno dell'incantatrice e Oltre i regni, tutti e 3 di Cleese Colfer. Poi abbiamo Il sognatore di Laini Taylor e La coda della lucertola di Massimo Pugliese Lopez. E poi passando ancora sotto troviamo, questa è la mia piccola pigmea, troviamo After, il numero 4, poi Il lungo viaggio di Gary Hope di Mooney Witcher, Noi siamo infinito di Steven Chbosky, altri 3 libri del diario di una schiappa, ovvero il primo, Sfortuna nera e Ora basta, il cinestorie de The Nightmare Before Christmas, Harry Potter, La maledizione dell'erede, i 2 screenplay di Animali fantastici e poi il secondo dei Crimini di Grindelwald, Harry Potter and the Philosopher's Stone dell'edizione dei 20 anni, in questo caso Serpeverde, Billy Bones, L'armadio dei segreti di Christopher Lincoln, Frankenstein di Mary Shelley e poi un po' di libri di Roald Dahl, ovvero Matilde, il GGG, Le streghe di Sporcelli, La magica medicina e James e la pesca gigante. E questa era tutta la mia prima libreria. Passando nella seconda libreria possiamo trovare la mia maggior parte dei fantasy. e manga lì sotto, che però in questo video non vi farò vedere. Allora, iniziamo da qui. Troviamo Aurora Rising di Amy Kaufman e J. Christophe, Sei di Corvi della Bardugo, La nona casa sempre della Bardugo, Figli di sangue e ossa di Tommy Adeyemi, la trilogia di Caraval, ovvero Caraval, Legend e Finale di Stephanie Garber, Oltre il bosco di Melissa Albert, Falce di Neil Schusterman, i tre libri di Kerry Maniscalco, Sulle tracce di Jack lo squartatore, Alla ricerca del principe Dracula e In fuga da Houdini. Poi Twilight di Stephanie Meyer, Il principe crudele di Holly Black, Dark Shadows di Lara Parker, Scary Story to Tell in the Dark di Alvin Schwartz, Jonas e il mondo nero di Francesco Carofiglio, La corte di rose e spine di Sarah J. Maas, La leggenda dei cacciatori di vampiri di Seth Graham Smith e il primo di Magisterium di Holly Black e Cassandra Clare. Passando sotto abbiamo Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Robert L. Stevenson nell'edizione illustrata, Fiabe di Jacob e Wilhelm Grimm, Veleno d'inchiostro di Cornelia Funke, Stelle da paura di Margherita Hack e Gianluca Ranzini, La casa che mi porta via di Sophie Anderson, Mosquito Land di David Arnold, Le cronache di Narnia di C.L. Lewis, Red di Christine Gear, I ritratti di Dorian Gray di Oscar Wilde, Il trattamento Ridarelli di Roddy Doyle, Divergent di Veronica Roth, I racconti del Necronomicon di Lovecraft, poi due libri dei piccoli brividi di R.L. Stein, Il pupazzo parlante, La casa della morte di Annie Rice, Intervista col vampiro, Dacre Stoker e J.D. Barker con Dracula, La vita inizia quando trovi il libro giusto di Ali Berk e Michel Kalus, Shadowhunters, The Infernal Devices, L'angelo, Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke. Se state leggendo questo libro è già troppo tardi, sempre di Pseudonymous Bosch. Poi due libri di Rainbow Rowell, Eleanor and Park e Fangirl, Will ti presento Will di John Green e David Levitan, L'isola del tesoro di Robert L. Louis Stevenson, I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, Anna dei capelli rossi di L.N. Montgomery e Magic di Victoria Schwab. Poi vi faccio vedere i manga che possiedo, solo così, senza dirvi i titoli. Qua troviamo Storia di Torino Fumetti, Dall'origine ai giorni nostri, la graphic novel di Sabrina, New York Mania, Giappomania, la cucina giapponese illustrata, Colorama, Istan tedesco, altri tre manga, un libro sui tarocchi, Il principe e la sarta di Jen Wong, un libro sui film fantasy più famosi, un altro libro in tedesco e poi una piccola graphic novel, Passione libri di Dobby Tong. Qua troviamo la mia attuale lettura, ovvero Prima regola, non innamorarsi di Felicia Kingsley, un romance molto tranquillo per chi comunque gli piace il genere e per chi magari non vuole leggere in questo periodo un libro troppo pesante, e mi sta piacendo molto, ve lo consiglio. Poi qua sopra troviamo Ti aspetto di Rebecca d'Outremer e l'altro suo libro Il piccolo teatro di Rebecca, mentre in centro troviamo Il testamento di Magdalene Blair di Alistair Crowley. Poi qua sotto troviamo Il viaggio al centro della terra di Jules Verne e nelle edizioni di Mina Lima troviamo Il giardino segreto, Il libro della giungla, La bella e la bestia, Alice nel paese delle meraviglie e L'avventura di Pinocchio. Sono veramente dei libri da collezione che ognuno di noi dovrebbe avere, ve li consiglio molto. Poi andando avanti troviamo Kill Creek di Scott Thomas, La scatola dei bottoni di Gwendy di Stephen King e Richard Chitzmar, Miss S di Kathleen Shiny, Fidanzati dell'inverno di Christelle Dabò, Carry On di Rainbow Rowell, Warcross di Mary Lou, Mucchio d'ossa di Stephen King. E poi qua abbiamo i 15 attraverso i secoli, Le fiabe di Bedelbardo e tutti i 7 libri di Harry Potter. In più qua in fondo troviamo Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Poi, passando nel prossimo scaffale, abbiamo Non mentirmi di Philip Besson, Le sette morti di Evelyn Alcastle di Stuart Tarton, Capitan Grisham e l'amore di Elisabetta Agnone, ovvero Fairy Hawk, La statua di sale di Gore Vidal, Il mago di Liv Grossman, Io sono leggenda di Richard Matheson, questo libro è gay di Juno Dawson, Club Godo di June Pla, I cieli di Sandra Newman, Wa di Laura Imai Messina, I Love Tokyo e I Love Japan della Pina, 111 luoghi di Parigi che devi proprio scoprire, La misura della felicità di Gabriel Zevin, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, la trilogia di C.S. Packard con Il principe prigioniero, La mossa del principe, L'ascesa di re, più la novella Il palazzo d'estate e altre storie. Questa sicuramente è la mia trilogia preferita, che parla delle tematiche LGBT, che mi è piaciuta molto e che vi consiglio. Poi dell'Economica Feltrinelli abbiamo Eroi di Giorgio Irano, Le intermittenze della morte di José Saramago, Kitchen di Madeleine Yoshimoto, Ernest e Celestini di Daniel Pecnac, Peter Pan di James M. Barrie, Le saggiatrici di Rossella Postorino, Seconda natura di Evan Cattarella, Barton racconta Barton di Tim Burton, Flatlandia di Edwin A. Abbott, Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde, Pizzeria Kamikaze di Edgar Keret, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury e poi Le avventure di Oliver Twist di Charles Dickens, Marco Valdo di Italo Calvino, 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness e Siobhan Dawn, The Doldrums di Nicholas Kennon, Dracula di Bram Stoker, I racconti del terrore di Edgar Allan Poe, Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne e per ultimo Il mago di Oz di L. Frank Baum. E questo era l'altro scaffale. Nell'ultimo scaffale invece troviamo tutti i miei libri illustrati e le graphic novel. Partendo da qua troviamo Wow, 1 milione di cose da guardare, poi di Licia Troisi, Le guerre del mondo emerso, poi La magia del film di Harry Potter, Schermi incantati di Animali fantastici di Harry Potter, i primi 3 libri di Harry Potter illustrati da Jim Kay, veramente molto belli, poi Le più belle storie dei miti giapponesi, Le figlie di Salem di Thomas Gilbert, veramente bellissima, una delle mie graphic novel preferite, I racconti dei vicoletti di Nijun, Odio Favolandia di Scott Young, le 3 graphic novel di Umbrella Academy con La suite dell'Apocalisse, Dallas e Hotel Oblivion, Atlante dei luoghi maledetti di Oliver Le Carrère, poi Il gatto delle meraviglie e i gioielli del gatto di Francesca Mengozzi e Giovanni Marora, poi la graphic novel di Andy Warhol, i primi 2 volumi di Locker and Key, ovvero Benvenuti a Lovecraft e Giochi mentali, i 2 libri delle storie della buonanotte per bambini ribelli, Sfera di Albi Longo, i primi 2 di Kids with Guns di Capitan Artiglio, Morgana di Cansare Fert, poi Capire, fare e reinventare il fumetto di Scott McCloud, Il libro della mitologia, Hayao Miyazaki, Un mondo incantato di Valeria Arnaldi, Residenza Arcadia e Guardati dal beluga magico di Daniel Quaglio, Nimona di Noel Stevenson, Un anno senza te di Vanzella e Giopota, Umberto di Oldenaccio, Edward Mani di Forbice, qualche anno dopo, e il primo volume di Cotton Tails di Loputen. E questo era il mio ultimo scaffale. Grazie mille per aver visto il mio primo video, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Sicuramente ne arriveranno altri, fatemi magari sapere sotto in un commento se volete la recensione di un libro che vi ha incuriosito o che magari vorreste sapere qualche informazione in più.